Buongiorno a questo giorno che mi sveglia alle 5 del mattino. Indovinate chi è che è già in viaggio alle 6 del mattino? Guarda che non te le ruba nessuno, eh. Zitto. Sono Che stai facendo le cadere? 6:01 e mi fa già mangiare. Proviamo le gocciole al cocco. Avete mai provato le gocciole con la Monster? Cosa vuoi? A che cosa? Il pipeline. Cioè? Il pipeline punch, non so che cazzo sia. Frutto della passione, arancia e qualcos'altro. Benissimo, ecco. Noi sì, cioè lui, perché io sta roba mica me la vedo. Allora, siamo arrivati e abbiamo già scaricato tutta la roba. Adesso andiamo a fare colazione e poi biblioteca. Con la mia faccia che esprime tutta la voglia di andarci. Cioè, mi sono fatta mettere pure, non so se si vedono, i tape perché c'ho tutta la cervicale a pezzi. Ovviamente ho conquistato la panca. Guarda quante belle biciclette. Magari troverò la mia. Allora, dove stiamo andando per pranzo? Boh. Adesso che ho detto va bene, andiamo a bere lo spritz. Mi dice no, che dopo Ma te non vuoi bere mi l'espresso? rompi le balle. Vedete, ho un esame domani. Adesso, Fatti vedere. vediamo dove andare. Ci sono 40 gradi all'ombra. Siamo venuti nel nostro posto preferito per fare aperitivo, che si chiama Brutal. Ormai l'ho già consigliato a tutti e man mano che vengono con gli amici li portano direttamente qua. E, è stato uno dei primi posti, o forse il primo posto, il secondo posto che abbiamo scoperto quando siamo venuti un anno fa a Padova, e da lì non l'abbiamo mai più tradito, quindi tappa fissa. E adesso vi faccio vedere cosa si prende. Preferito cipolla caramellata, baccala e oliva taggiata. L'oliva abbandonata il discorso. Che ve lo dico, fa non ci puoi fatta andare ore e ore e ore. E poi dov'è che la fanno andare? Allora, oggi pomeriggio, dopo l'aperitivo, avevamo
prenotato la biblioteca, però io ero devastata, cioè questo caldo mi stava uccidendo e quindi abbiamo deciso di tornare a casa, recuperare un attimo le forze nel pomeriggio e quindi siamo stati appunto un po' a riposare, che poi riposare. Allora, in realtà io volevo riposare, mi stavo anche mezza un attimino abbioccando. Il problema cos'è stato? Che dopo l'aperitivo abbiamo fatto un giretto un attimo veloce in centro e siamo entrati da Tiger, dove ho preso, adesso vi faccio vedere, allora, dove li ha messe? Allora, ho preso questi adesivi per mia nipote perché impazzisce per gli adesivi e poi impazzisce anche per le bolle, quindi gli ho preso questo cosino qua, speriamo che funzioni. Ma qual è stato il problema? Che Daniele vede una cosa, che dice, dai, prendiamola, guarda che bella. Avete presente quelle lavagnette che si illuminano e puoi mettere tu una frase che vuoi, componendola con le lettere a disposizione? Ecco. E fin qui tutto bene, dai, che bello, prendiamolo. Cos'è stato il problema? Che arriviamo a casa e ci accorgiamo che ci voleva un cacciavite veramente piccolo per aprirlo e inserire la pila per insomma, accendere la lavagnetta. Il discorso è che in casa non avevamo un cacciavite di quel genere, no? Quindi Daniele ha fatto tutto il tempo che io volevo un po' riposare prima di tornare a studiare, a cercare in 2 metri quadri neanche di camera qualche attrezzo, qualsiasi roba che potesse essere utile per aprire questa maledetta lavagnetta. Non si fermava un attimo, continuava qualsiasi cosa che vedeva, le chiavi e quello e quell'altro. No, ma aspetta, non mi lasciava in pace un attimo. Quindi io non mi sono riposata. Lui alla fine non ha trovato niente per aprire sta lavagnetta, quindi poteva anche evitare. E niente, però poi dopo alla fine mi sono un po' ripresa, mi sono fatta fare 2 scrocchiate al collo dal Dani per la cervicale, mi sono ripigliata e niente, abbiamo fatto giusto un'oretta e mezza neanche in biblioteca, però là si stava benissimo con l'aria condizionata, proprio ero più attiva. Adesso avevamo in programma in realtà di andare al supermercato, però io non ce la faccio veramente di uscire un'altra volta caldo fresco, caldo gelato, al supermercato che ci saranno meno 10 gradi, quindi siamo entrati al volo alla PAM che è appena fuori qua a casa mia, abbiamo preso proprio due robe per domani per fare un pranzo veloce perché ho l'esame molto presto, quindi pensavo di non star lì a cucinare, ci mangiamo 2 robe pronte e domani vi faccio vedere che cosa abbiamo comprato. E quindi niente, il Conad, cioè insomma prendere la macchina dal supermercato, gli ho detto no, prendiamo 2 robe al volo così e stasera ci arrangiamo. Quindi ho scongelato del pollo che avevo già surgelato tempo fa e poi non lo so che cosa improvviseremo perché non ho praticamente più niente a casa. Va bene così per stasera e ci teniamo per i prossimi giorni che ci sfonderemo di cicchetti e spritz. E ora ci facciamo una doccia perché siamo devastati. E poi pensavamo, siccome il Dani mi ha copiato, sono andato a vedere New Amsterdam, di cui vi ho parlato, che io ho già finito la terza stagione, che è quella che era disponibile su Netflix. Lui mi sta raggiungendo, mi ha detto, Dani, mancano giusto 2 episodi, guardiamoceli insieme questa sera, così poi ci guarderemo la quarta stagione insieme. Quindi niente, adesso questi saranno un po' i programmi, poi ci facciamo appunto qualcosa per cena e poi non lo so. Vi farò sapere nel corso della serata come evolverà. Allora, ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato un utensile utile all'apertura per mettere dentro le pile e ora inauguriamo. Bellissimo! Poi non rende perché adesso è giorno, però è tipo tutto rosa. Cioè, guardate che cameretta che mi ha fatto qua il Dani. E questo è l'effetto tutto buio, spettacolo. Vado Tobias. Toby, di 2 anni più piccolo di me, era il figlio preferito. Allora, questa sera ci siamo guardati una puntatina di New Amsterdam. Io ho già visto, ma ho fatto compagnia al Dani, così domani lo finiamo e poi possiamo iniziare la quarta stagione insieme. Niente, adesso credo che crolleremo perché io sono abbastanza devastata.
Tra l'altro, in camera mia si crepa di caldo. Dani continua a dire: vieni a vedere in camera mia, vieni a vedere in camera mia. Io subito vado in camera mia che si sta bene. Oltretutto, noi abbiamo l'aria condizionata, ma la mia camera è l'unica che non ce l'ha, o meglio, non si capisce se passi. Quindi mi sono comprata attrezzata col ventilatore. Però se tipo esco in corridoio o vado in cucina, che sento proprio una differenza di temperatura che fuori si sta da Dio. C'è proprio bello freschino. Entri in camera mia, sembra di essere andati, non so, in un'altra parte del mondo, veramente. C'è una differenza di temperatura. Vabbè, speriamo di riuscire a dormire. E così domani faccio l'ultima ripassata in biblioteca nella mattinata. Anche perché l'esame è... sto controllando, perché ho visto una zanzara, già mi appunto. C'ho una bagotta grossa così. Niente, comunque l'esame è alle 2:30. Quindi avrò tempo in mattinata per riguardarmi giusto due cose, riposarmi e ripassare un attimo. Beh, adesso forse è meglio che vado a riposarmi. Quindi, se ti è fatto piacere questo video, lasciami un like. Noi ci vediamo domani. Se non ti sei ancora iscritto al mio canale, fallo. E anche rimani aggiornato sulle pagine Instagram e TikTok. A domani, ciao!